Gods and Wine in Versilia non possono mancare le bollicine, fra le più ricercate e richieste Berlucchi, che ormai è un marchio che sa che ci sono tanti milanesi che se lo portano dietro, ma in realtà è comunque sinonimo di festa, quindi soprattutto con questa linea 61. Parlando di appunto bollicine, viene in mente la freschezza. Come si fa in un'annata come questa a mantenere la proverbiale freschezza del Franciacorta? Allora, in un'annata come questa ve lo dovrei dire fra 3 anni, perché adesso ci stiamo ci stiamo avvicinando alla vendemmia, anzi la stiamo anticipando di almeno un paio di settimane proprio per questa temperatura, e di conseguenza fra 3 anni avremo il risultato di questa vendemmia. È un'annata diversa, sicuramente, è un'annata difficile, poca acqua, grandissimo caldo, di conseguenza siamo stati costretti ad anticipare. Inizieremo mercoledì più o meno, solamente con alcuni... È la prima di sempre, però la più anticipata di sempre, penso. Per ora sì. Quindi siamo in territorio, terra incognita, quindi a noi ci piacciono le sfide, siamo curiosi di vedere... È sempre una sperimentazione, ogni annata è diversa, di conseguenza è sempre una grande sfida, ogni annata. Invece è una sfida vinta, è il Saten, giusto? Esattamente, stiamo bevendo un 61 Saten con 24-30 mesi sui lieviti, quindi si parla di una vendemmia almeno dell'annata 2019. Quindi una vendemmia che conosciamo bene, perché abbiamo vinificato e abbiamo questo risultato nel calice. Chardonnay 100%, dove andiamo a cercare dallo Chardonnay la morbidezza, il frutto immediato, i profumi, l'intensità, ma anche la parte anteriore nel palato dello Chardonnay, il frutto, no? Con una bollicina molto suadente, una bollicina molto sottile, cremosa, che lascia subito lo spazio al vino, no? Alla cuvée. Ecco, perché noi siamo... Dicono spesso che siamo produttori di bollicine, e dico no, noi siamo produttori di vino con le bollicine. Grandi vini, e poi... Sono due cose diverse che dobbiamo riuscire a mettere insieme. Quindi il vino, concetto. Il vino lo facciamo con la vigna, ma poi la bollicina la facciamo in cantina. Lucchi, sapete che sono, al di là delle vigne di proprietà, tantissimi conferitori, e da poter scegliere fra il meglio della produzione della Franciacorta è sempre un grande vantaggio, anche soprattutto in annate complicate come quelle che ci aspettano. E a proposito di tecnica, no? E di storia, ha sorpreso tutti trovare una bollicina nella zona di Bolgheri. Voi avete investito qualche anno fa, è già aperto, ora va laggiù da aprire mi sa, e quindi ecco, Bolgheri, voi avete investito in Caccialpiano in tempi diciamo non sospetti, però all'inizio molto sotto traccia. Si parla del 2003, quando la famiglia Zigliani ha investito in questo territorio, perché ovviamente in Franciacorta si produceva vino bianco e vino rosso, però abbiamo riconosciuto, dopo varie sperimentazioni, che in quel territorio era giusto e corretto fare la bollicina. Di conseguenza una famiglia di enologi che vuole produrre e sperimentare, per fare un vino rosso si sposta, e dopo una ricerca importante arriviamo in Toscana, arriviamo a Bolgheri, e dopo tanti anni di Bolgheri, grazie all'idea di Paolo Zigliani, quindi ce l'ha nel sangue la produzione della bollicina, decide di sperimentare anche una bollicina in questo territorio. Ovviamente è un territorio diverso, un territorio difficile, un territorio molto caldo. È già difficile a volte fare dei vini rossi. I vini rossi, ecco, immaginiamoci a fare vini che devono... bianchi. Fare una bollicina è veramente stata una grande sfida, ma lo è tuttora, perché siamo in sperimentazione. Quindi questa... Mai fermi, mai domi. Ecco, ma come è stato accolto dal mercato? Tu che hai appunto un polso commerciale, questo è un vino che comunque esce a un prezzo importante, ok, che è fatto a Bolgheri, immagino già esaurito però. O quasi. Diciamo che sta finendo, ma semplicemente perché come tutte le sfide ha bisogno poi anche di una grande presentazione. Noi abbiamo l'esperienza per la produzione di una grande bollicina, però l'abbiamo sperimentata in un territorio che conoscevamo sì per i vini rossi e i vini bianchi, ma non per il metodo classico. Quindi, nonostante la nostra esperienza costruita nel tempo, abbiamo dovuto adattarci ad un territorio, scoprire cosa ci poteva dare il Merlot, cosa ci poteva dare il Syrah, terra incognita, con una spumantizzazione. Quindi è stata una grande prova anche per noi, ma lo è tuttora. Quindi alla prima edizione del Cap Rosé devo dire che siamo molto soddisfatti. Io brinderei alla prima, se tutte vanno così direi che c'è da essere contenti. C'è sempre un numero uno, no? Una prima volta, quindi...